Allora sta a sentire una cosa, Bishop. Sono stato sulla barricata opposta a quella della legge per più di 40 anni e sono stato dentro appena il tempo di masticare un'orgia di tabacco. Faccio un colpo con te ed eccomi qua a guardare quelli che montano la mia forca. Bishop, ho la brutta impressione di averti sopravvalutato. La città si riempie e tu non hai ancora mosso un dito. Tu hai paura? È al mio ragazzo che sto pensando. Aveva ancora da crescere. Se non correggono la rotta, incocciano le montagne. Voglio subito qui al Mardo. Chiamalo a casa. Ehi, senti. Entro quanto tempo devono effettuare la correzione di rotta? Vabbè, aspetta. Fa mettere in pista il Falco 1, andiamo anche noi a Salt Lake. Sì, lo so anch'io, ma stiamo cercando di rintracciare al Murdoch. È stato capo istruttore sui 747 per 4 anni. Ti richiamo dopo, Bill. Sono molto gravi i danni? Capirei, c'è semplicemente uno squarcio sopra il posto del secondo pilota. Ho passato tutta la vita sulle montagne e lassù ho conosciuto un sacco di gente che scappava dalla civiltà. Brava gente, che aveva cominciato bene ed era finita male. Succede spesso nella vita, no? Sì, succede molto spesso. Come vi chiamate? Sono Orso Adams, discendente di John Quincy Adams, sesto presidente degli Stati Uniti. Siamo dello stesso sangue, ma a me non piaceva la città e sono andato sulle montagne. Libertà, aria buona, ma freddo. Tanto freddo che d'inverno mi coricavo con gli orsi nelle loro caverne. Per questo tutti mi chiamano Orso, perché abitavo insieme agli orsi. Figli, parenti, feudatari, e voi che mi siete più vicini, sappiate che abbiamo destinato a succedere a noi sul trono di Scozia il nostro figlio maggiore, Malcolm, e sarà chiamato da oggi principe di Cumberland. Ora a Inverness, per rendere più stretti i nostri legami. Va, mio nobile Codor. State attenti, frugate bene in ogni pasto, pesto, mosto, frugate dappertutto. Tu sei il dotto? Dotto? Sì, è vero. Tu chi sei, mia cara? Oh, sì, scusatemi, io sono Biancaneve. Biancaneve? La principessa? Sì. Beh, mia cara Principineve, Bianca Spessa, siamo onorati, siamo. Non ho tempo, il negozio ha bisogno di tutte le mie cure. Ma cosa dirà la gente? Lascia che pensino quello che vogliono, l'unica cosa che conta ora è il negozio. Debbo riconquistare la clientela. E perché non ci fossero dubbi, hai mandato per 3 mesi la signora Kunzman all'ospedale. Quella strega pretendeva che le battessi le bistecche e ho dovuto battere lei. Ma non capisci che la costata non va battuta? E allora hai battuto lei. Ma se non sei finito in prigione, è me che devi ringraziare. Sì, è vero. Però credimi, quei 3 anni di manicomio sono stati qualcosa di molto peggio, te lo assicuro. Innanzitutto permettetemi di ringraziarvi della vostra presenza stasera. In vostro onore questa sera i nostri attori si esibiranno, oltre che nei numeri che li hanno resi celebri in tutti i paesi e le città dell'Ovest, in una breve pantomima liberamente tratta da un'opera di un artista europeo emerito, il cui nome certamente tutti voi conoscete. Il signor William Shakespeare! Dai retta a me, tesoro. Tu sei qualcosa di super speciale. No, non è vero. Vedrai, un giorno o l'altro una mamma e un papà verranno all'orfanotrofio a cercare una bambina carina proprio come te. Sul serio? Ti scommetto i baffi. Lo vedi quell'uccellino blu? Sì, lo vedo. La fede è un uccellino blu che vedi distante. È vero e sicuro come un astro brillante. Non puoi averlo, comprarlo, non si fa catturare, però c'è ed è proprio lui che fa tutto avverare. Che roba è? Il cuore? Quanti altri attacchi ha avuto in precedenza? In certi casi non si può essere tanto delicati, quindi rispondete alle mie domande con esattezza. Quanti altri attacchi ha avuto vostro marito? Uno, soltanto uno. Sollevatelo. Sam, qual è il letto più vicino senza fare scale? Non ci sono letti qui da basso. Allora in cucina, uscite tutti. Meredith! Signora, abbiate pazienza. È meglio che voi non veniate qui dentro. Ma sono sua moglie. La moglie è l'ultima persona di cui ho bisogno. Siate ragionevole. Vi farò entrare appena si sentirà meglio. Voi restate qui, potrei aver bisogno di aiuto. Cosa pensate di fare? Farò tutto il possibile. Vi prometto che cercherò di salvarlo. Sono trifidi. Cosa? Trifidi. È una pianta carnivora che ho visto già alcuni anni fa in un orto botanico. Già allora si credeva portata da una meteorite. Questa loro ricomparsa deve essere certo messa in relazione alla pioggia meteorica dell'altra notte.
Ma perché attaccano le persone? Molte piante vivono di residui animali, ma la mia impressione è che questa specie aggredisca per puro spirito di distruzione. Sono milioni di semi. Basta un alito di vento e sono ovunque. Finito tutto, finito tutto. Come finito tutto? Se non fanno altro che sparare. E poi tu chi sei? C'è solo un mio amico che spara come te. E non è un negro. Sono soltanto truccato. Truccato? Oh, bella. Credevo che solo le donne lo facessero. Piuttosto, dov'è lo sceriffo? Non è in ufficio, non è qui, volevo dire. Lo vedo che non è qui, ma ho fretta di parlargli lo stesso. Perché non l'hai detto subito, benedetto ragazzo? Non c'è, ma so dove trovarlo. Ecco la pozione che rende l'uomo invincibile. La pozione magica che rende forti come tori. Qual è la ricetta di questa pozione? Devi essere diventato matto, Asterix. La ricetta è segretissima, soltanto un druido la può sapere. E la sua formula è tramandata di padre in figlio. Posso dirti che c'è del vischio e un'aragosta. Veramente dell'aragosta si potrebbe fare a meno, ma dà un saporino alla zuppa che non mi dispiace affatto. Posso dirne un po'? No, te l'ho già detto mille volte, Obelix. Sai benissimo che sei caduto nella pentola quando eri piccolo e gli effetti della pozione magica non finiranno mai su di te. Dovete cavarvela da soli! Quasi tutti gli agenti di questo distretto sono morti nel crollo della centrale e quelli che erano di pattuglia devono già lavorare più di quanto possono. Tu, Seppi, trova quanti più volontari è possibile. Andate in quel negozio di ferramenta. Se è chiuso, sfondate la porta, prendete tutti i picconi e le pale che trovate e cominciate a cercare la gente che è rimasta sepolta viva. Ce ne deve essere parecchia. Dategli una mano. Forza, muovetevi! Ora tutte le donne e i bambini che hanno una casa, anche ridotta molto male, vadano a casa e ci restino. E chiudete tutte le valvole del gas. È riuscito a localizzarlo, maggiore? A localizzare cosa? L'oggetto proveniente dallo spazio. È caduto entro un raggio di 7 chilometri da questo punto. Deve possedere una capacità di assorbire calore, una capacità inconcepibile per le mie conoscenze. Riprenderemo le ricerche domattina. Le sue caratteristiche sono alquanto allarmanti. Però non lasciamoci trascinare dall'immaginazione. Credo proprio che verrà un bel burattino. Che nome gli metterò? Vediamo. Lo chiamerò Pinocchio. Sì, Pinocchio. È proprio un bel nome. Credo che gli porterà fortuna. La testa è quasi finita. Un ultimo tocco al naso...